Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi faccio vedere quello che abbiamo comprato al Bennet e al Lidl. Come vedete c'è tanti 50% e quindi partiamo subito. Allora, ho preso per i bambini questi fruttolo della Nestlé, Magie di frutta. Scadono il 19 febbraio. Li ho pagati 1,09 euro al 50% e sono così alla fragola. Ne ho prese 6 confezioni. Poi ho preso una confezione di paglia e fieno di Giovanni Rana, tirata al bronzo. E sono così. E queste qua scadono. Le ho pagate 72 centesimi e scadono il 19. Poi ho preso, c'era anche del pane al 50% perché è il pane del giorno prima, che però è ancora super morbido e quindi è mangiabilissimo. E l'ho pagato 96, cioè sì, 96, no, no, è qua, scusate, 48 centesimi. Poi ho preso questo pane azimo morbido senza lievito e senza sale aggiunto. Questo qui 1,15 euro da farmelo io ripieno per mangiarlo. Poi di nuovo due pani di questi qua che sono super morbidi ancora, quindi si possono tranquillamente mettere nel freezer e è veramente buonissimo questo pane. E questo qui l'ho pagato 0,99. Poi, salendo di lì, ho preso due stracchini della Granarolo e questo qua l'ho pagato 0,91 con scadenza, ecco qua, il 18 di febbraio. Poi le spinaccine della Aia, gran croccanti, filetto di pollo con spinaci in foglia. Questi qui 2,50 euro, quindi fate conto voi che normalmente costerebbero 5 euro e sono due fettine, cioè tanto per dire, no? Poi la base per pizza che sapete che normalmente non compro, però devo dire che è comoda e siccome per farla per noi è sempre lo sbattimento, l'ho presa perché così domani a pranzo facciamo la pizza, i bambini sono contenti e io non devo impastare, stendere, tirare, ma basta tirarle fuori, srotolare, tan, sono pronte, via, facciamo la pizza. Impasterò solamente ovviamente per Gabriele perché questa non la può mangiare, di questa ne ho prese 5 e l'ho pagata 0,84. E adesso aspettate che cerco anche la scadenza. Ah, è qui e scadono il 18. Quindi oggi è il 16, perciò perfetto. Poi ho preso, c'era questo affettato, anche questo al 50%, l'ho pagato 0,99 e scade il 19 di febbraio. Infatti, a tal proposito, ho preso i come si chiama? Cioè, volevo fare i toast stasera, proprio perché ho preso tutto questo affettato da far andare. Poi comunque ci sono ancora 3 giorni che vanno a scuola, magari per merenda da portare a scuola si fanno un panino ed ecco qui che c'è un bel po' di affettato da mangiare. Poi qui ho preso altro affettato, questo qui è senza glutine. Sulla mortadella, ah sì, c'è scritto qua sotto senza lattosio e senza glutine. E poi ho preso questo qua, anche questo qua è senza glutine, senza derivati del latte, polifosfati aggiunti, addensanti, acqua aggiunta, della Citterio, il petto di pollo al forno. Questi li ho pagati 1 euro, questo l'ho pagato 1,24 euro, scade il 19. E poi ho preso anche il petto di tacchino che è fatto uguale. E questo qua scade, cioè anche questo qua 1,24 euro
E scadono anche questi qua al 19. Anche questi domani per la pizza, per fare un panino. Capite che se si fanno un panino ognuno di loro in mezzo secondo sono andate già un sacco di confezioni, perché comunque dentro il panino ci vuoi mettere qualcosa o no? E quindi fanno presto ad andare. Poi, cioè, qui ci sono 4 fette, 3 fette, non è che, cioè, ci sono 3 fette. Cioè, fanno presto a Wii. Poi, una confezione da mezzo chilo di gnocchetti tricolore a 1,49 euro e una confezione di chicche di patate, che ovviamente andrò a fare poi assieme. Poi, delle ciambelle al cioccolato a 0,63 che scadono domani. Poi, di questi yogurt ne avevo presi 3, ma uno Manuel l'ha già mangiato per merenda. E niente, questi qua invece li ho pagati 0,92 e niente, sono buoni comunque anche questi. Poi ho provato questi bastoncini di filetto di trotta salmonata, che ero curiosa di provare. Ovviamente a prezzo pieno non li avrei comprati neanche se mi pagavano, però in offerta 3,25 euro al 50%. Infatti adesso poi li vado a mettere subito nel freezer, perché non credo che li mangeremo entro domani. Poi c'erano questi burger di funghi con champignon vegetariani senza soia, fonte di proteine senza coloranti. Ogni confezione ne ha due. L'ho pagata 1,49 euro e ne ho prese 1, 2, 3, 4, 8. Poi vi faccio vedere, questi sono dei biscotti, questi qua prettamente natalizi, li ho pagati 1,74 euro. Questi qua li ho presi più che altro per i bambini, anche questi, perché sapete come sono, noi bambini. Poi ho preso il polpo grigliato alla mediterranea, 2,50 euro, scade il 19. E poi c'erano questi hamburger. Allora, due confezioni di questi qua, con filetto di trotta salmonata e olive, che vado a mettere in freezer perché scadono oggi e quindi li mettiamo subito in freezer. Poi il filetto di trotta salmonata impanato, questo qua invece scade domani. Anche questo qua a prezzo pieno non l'avrei mai comprato, però comunque da provare così. E poi i burger biologici con filetto di trotta, quinoa, zucchine e carote. Questo qua anche scade oggi a 2,80 euro. E ne ho presi invece 3. E niente, quindi questo qui è tutto il bottino del Bennett. Adesso vado a mettere a posto la roba. Metto in freezer quello che devo mettere in freezer e poi vi faccio vedere quello che ho preso al Lidl. Ah, ovviamente, adesso, prima di vedere la spesa del Lidl, vi lascio lo scontrino con i prezzi, anche se li avete già visti in realtà qui. E poi ricordatevi di non perdere la prossima settimana il video pazza per la spesa, dove vi farò anche un sunto di queste spese, così, e di come ci arrangiamo noi quando vado a comprare comunque così al 50%. Adesso scontrino e spesa del libro. Passiamo al Lidl. Abbiamo preso un tramezzino integrale prosciutto cotto e funghi per Giorgia da portarsi a scuola, uno skyr formaggio spalmabile, cioè formaggio spalmabile con skyr, volevo provarlo,
Volevo provarlo, vedere com'è. Poi un formaggio fresco alle erbe aromatiche, un formaggio fresco light, un formaggio fresco classico. Poi questi yogurt che sono con, non si capisce, e chocolate chips. Sinceramente non ho capito, sapete? Leggiamo qui. Yogurt arricchito con panna di latte pastorizzato, con mirtilli rossi americani e 2% di scaglie di cioccolato. Al 50% perché scadono oggi, infatti li mangeranno come dolcetto stasera, ne ho presi 4. Questi li puoi portare tutti, Giana. Poi, questi ce l'hanno regalati, che con il gioco del gratta e vinci è uscito questo in regalo e quindi le ho presi. Poi il lavazza suerte, questo qui non è per me, l'ho preso per fare un regalo. Poi la crescenza, poi c'è talmente tanta roba. Le gran fette, fettine al grana padano, perché appunto stasera andiamo a fare i toast, ne ho prese 2. Poi ho preso il formaggio fuso, questo qui a fette, ho visto che sono senza glutine. Invece in questo qua io non l'ho visto scritto, e quindi ho preso anche quelle lì. E poi ho preso, aspettate, adesso ve le faccio vedere. Queste qui al gusto cheddar. Queste qua anche sono senza glutine, benissimo. Poi, 6 confezioni di stracchino, appunto anche perché domani andiamo a fare anche la pizza, quindi ci serve lo stracchino. Poi, 4 pacchi di trofie da mezzo chilo di semola di grano duro e 6 confezioni da mezzo chilo sempre di orecchiette. Poi una schirella che l'altra volta l'avevo presa, ma in realtà non me lo ricordo il gusto, quindi la voglio riprovare. La passata di pomodoro, 3 bottiglie appunto per la pizza di domani. Tramezzini, gamberetti e maionese sempre per Giorgia. Il gorgonzola ne ho presi 2 perché uno per la pizza e uno boh. Poi tramezzini, tonno e maionese, poi integrali, salmone e maionese, 2 detersivo per gel per lavastoviglie, 4 confezioni di piselli, lì c'è un disegno di Giada, 4 confezioni di besciamella già pronta, poi 3 pacchetti di cuori di iceberg, 1 di lattughino, 3 di confezioni di bocconcini di mozzarella e 3 confezioni di olive alla sfoglia. Ho preso un tofu al naturale e un seitan al naturale e questi burger vegetali pomodoro e olive. Questa scottona, fettine sceltissime di bovino adulto che erano scontate del 30%. I pavesini, ne abbiamo prese 4 confezioni. I Neo, ne abbiamo prese 6. Nel volantino facevano vedere che c'erano anche con la crema dentro al cacao, invece poi c'erano solo così. 2 pacchi di carote, 2 pacchi di zucchero e lo Scottex perché non ne avevamo più. Poi per fare la merenda abbiamo preso dal banco, quello lì della panetteria, delle cose. Per Pia abbiamo preso una conchiglia alla mela. Poi invece Giada ha preso la pizza, Giorgia ha preso una pizzetta, io il calzone e invece Sabrina un krapfen con la marmellata di fragola adesso. Quindi anche per il Lidl vi ho fatto vedere tutto, questa è la spesa. Anche di questo vi parlerò del video spesa perché ho usato l'app, i coupon del Lidl, eccetera. Adesso vi lascio lo scontrino, vi saluto
E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!